Si abolisce definitivamente gli ultimi residui della tabella H, si fa solidarietà, comuni e province ricevono di più, contrariamente a quello che hanno detto. I comuni ricevono in termini soprattutto di spese e investimenti qualcosa come 160 milioni in più con una serie di misure, ci sono le misure contro la povertà e c'è la liberalizzazione, l'inizio di un processo di liberalizzazione in Sicilia con la destagionalizzazione delle attività balneare che anche il 6, a cui anche la nostra delegazione cinese ha mostrato una grande, alla quale ha dimostrato una grande attenzione, che se vogliamo fare turismo seriamente dobbiamo cominciare a fare queste cose. Adesso subito legge sullo sviluppo e sulla sburocratizzazione, perché è quello di cui ha bisogno la Sicilia.